Due giornate all'insegna dei sapori, del gusto e dei prodotti tipici locali. Si tratta della 39esima edizione del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello, l'evento della tradizione marchigiana organizzato dal comune di Fossombrone insieme alla Proloco, svoltosi nel fine settimana. Sabato pomeriggio, alla presenza del sindaco Berloni e degli amministratori locali e regionali, il consueto taglio del nastro, che in un clima di grande entusiasmo ha dato l'avvio alla manifestazione. Si sente il profumo del tartufo, è vero? Passeggiando lungo il corso si sente questo profumo, che poi c'è anche la possibilità di assaggiarlo, quindi è una bellissima giornata piena di energia. Protagonisti anche gli studenti, con laboratori dedicati all'arte culinaria, oltre ad animazioni e concorsi di pittura per i più piccoli. Il tutto corredato da musica itinerante, momenti culturali, premiazioni, gare per la preparazione della tagliatella, presentazioni e degustazioni che hanno fatto rivivere ogni angolo della città. Per noi sono due prodotti tipici della nostra terra, perché da una parte abbiamo la foresta demaniale cesane, che è chiaramente molto ricca per la ricerca del tartufo bianchetto, forse una delle zone dove è più frequente trovare del tartufo bianchetto. Dall'altra parte abbiamo tante belle case vinicole e aziende agricole che producono dell'ottimo bianchello, che sta diventando un po' il vino diciamo di punta della nostra provincia e della nostra regione. Quindi in questi ultimi anni si è enormemente evoluto anche la qualità del vino bianchello, e quindi abbiamo sposato questo connubio vino e tartufo, che sono fondamentali e hanno creato un mix enogastronomico unico in tutta la provincia. Numerosi turisti e buongustai che hanno partecipato a cooking show e assaporato i deliziosi piatti preparati negli stand del centro e nei ristoranti preposti. Prossimo appuntamento, per chi non fosse riuscito ad essere presente, il 25 e il 26 marzo. Il programma prosegue con diversi cooking show, da sottolineare ad esempio quello che realizzerà lo chef Lucio Pompili, oppure ci sarà la possibilità anche di assistere al cooking show di Giulia Brandi, che ha partecipato a MasterChef 6. Lei farà anche una lezione per imparare i bambini a fare i biscotti. Ci sono inoltre mostre che hanno già aperto questo weekend e che hanno avuto un buon afflusso di persone. E il programma è ricco, speriamo di poter soddisfare tutti.